presidi pugliesi del programma Erasmus Plus si sono dati appuntamento ad Altamura giovedì 8 maggio per iniziativa del liceo Cagnazzi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Mario Stacca, ad aprire i lavori il dirigente del liceo Cagnazzi Biagio Clemente. Oggi l'idea di parlare del progetto Erasmus significa, in maniera convinta, dirci qualcosa sul fatto che lo scambio, non solo di idee, ma anche di uomini, è per noi propositivo. A seguire il dirigente del Marco Polo di Bari in qualità di scuola presidio della rete pugliese Erasmus Plus. Siamo qui, siamo per certi versi contenti di esserci e vogliamo costruire delle cose bene. L'Erasmus le offre, l'intervento l'altro giorno del direttore Annibale Dici diceva però che dobbiamo metterci d'accordo. Se la scuola intende essere quella che è stata finora, se l'università non ci siamo per niente, siamo proprio fuori lotta. Quello che è importante è capire che quel sistema che era nato per formare dei dipendenti deve essere completamente buttato via. Oggi dobbiamo metterci in gioco ognuno per essere intraprendenti. Hanno presentato le esperienze già realizzate dalle due scuole la professoressa Mimma Bruno, la professoressa Loredana Matarrese e la professoressa Grazia Zagariello. Le procedure generali di partecipazione ad Erasmus Plus sono state presentate da Sara Pagliai dell'agenzia Indie di Firenze. Si diceva domani è il 9 maggio, è il giorno di Schuman Day, è la festa dell'Europa. L'Europa non viene fatta in una sola volta, se sarà fatta in tante volte, in tante tappe, e questi progetti, a mio avviso, a mio parere, data la mia esperienza, rappresentano veramente uno step, un momento concreto di costruzione dell'Europa. Il focus sull'istruzione scolastica di Erasmus Plus è stato l'oggetto della relazione di Lorenza Venturi, anch'essa dell'Indire. Siamo l'agenzia presso Indire che tradizionalmente si occupa di tutto il settore dell'istruzione, scuola, università, educazione degli adulti. Sara Pagliai poi ha così risposto ai microfoni di EduWeb TV. Temevamo fortemente il passaggio dal vecchio programma LLP al nuovo programma Erasmus Plus per quelli che sono stati i molti cambiamenti nella struttura, che qualche nostra scuola si perdesse. In realtà c'è stato ancora una volta un forte entusiasmo e una forte risposta da parte delle scuole italiane. Al momento i dati appunto ci confortano molto, abbiamo ricevuto 1000 candidature per l'azione chiave 1, che appunto è la mobilità, quindi sono questa volta 1000 scuole che si candidano, perché nel precedente programma ricordo che era il singolo docente che faceva candidatura, adesso è la scuola che si presenta, quindi 1000 scuole si sono messe in pista per partecipare all'Europa. I dati invece dei progetti sono ancora provvisori perché la scadenza è appena passata, è dal 30 di aprile, però anche qui sappiamo che il nostro paese è uno di quelli che ha un alto numero di progetti, quindi sono molto soddisfatta. A rappresentare l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, la dottoressa Annalisa Rossi. Al termine della giornata abbiamo chiesto un commento conclusivo al preside Biagio Clemente del liceo Cagnazzi. Dovrebbero essercene molte di queste giornate, non fosse altro che il senso della relazione e della capacità di guardarsi negli occhi, molto spesso è più produttiva di quante parole magari si possono leggere o si possono, diciamo così, prendere da altre fonti. Una lezione di fiducia quella di Altamura dunque, di grande sprono per le scuole pugliesi alle prese con la dimensione europea dell'istruzione.